Ciao a tutti! Mi vedo bene? Spero proprio di sì. Innanzitutto buon anno a tutti, visto che siamo già nell'anno nuovo, questo è il primo video del nuovo anno e volevamo presentarvi che cosa? I pattini. Pattini per bambini di 3 anni, 3-4 anni, giù di lì. Se li ha portati Babbo Natale, vero Niki, questi pattini? Che in realtà Niki te volevi un giragira, vero? Sì. Che però è una cosa abbastanza introvabile, infatti anche Babbo Natale non ha trovato. E ha optato e ha scelto dei pattini, ha scelto bene, vero Babbo Natale? Allora, questi qui sono dei pattini per appunto bambini dai 3 anni e 4 anni, si possono estendere, vanno dal 22 fino al 29 di grandezza. Come potete vedere sono dei pattini a rotelle a 4 ruote normali, quindi non sono con le 4 ruote lineate come i roller. Sono molto sicuri per i bambini piccoli perché non scivolano eccessivamente, si fermano abbastanza bene, quindi non c'è troppo pericolo per i bambini. Insieme ai pattini arriveranno anche una busta da viaggio, mettiamola da parte qua, più le protezioni. Sono 4 protezioni che servono appunto per le ginocchia e per i gomiti. Allora, questi qui che Babbo Natale ci ha portato sono della Mondo e ho visto su Amazon che costano intorno ai 25 euro, credo. Come vi ho detto prima, si possono allungare, guardate, sotto. Basta spingere questi due pulsantini, tac, e loro si regolano in lunghezza. Arrivano fino, come ho detto prima, alla 29. Naturalmente bisogna sempre mettere le scarpe, non si possono mettere scalzi e bisogna stare attenti a che scarpe mettere, perché quelle, ad esempio quelle invernali un pochino più grosse, fanno fatica ad entrare. Comunque questo non è un grande problema. E sempre rispingendo si stringono fino a quanto volete. La plastica è abbastanza resistente. Fai boom boom, senti? Sì, è abbastanza resistente, la plastica è molto resistente. Le protezioni non sono niente di eccezionali, ma fanno il loro dovere. Proviamo a metterne una. Andiamo a mettere una al gomito. E voilà. Prova a far così? Male? No. Vedi? Niente, non fanno male. Qua si allarga, si stringe per tenerla fissato naturalmente alla caviglia del pattino. Noi li abbiamo usati per lo più in casa, anche perché considerando adesso il tempo fuori è abbastanza freddo, e comunque sono in casa, vanno molto bene perché appunto sono le ruote in plastica, quindi anche usarli troppo fuori secondo me si potrebbero rovinare. La qualità, come detto, è abbastanza buona, la plastica è dura, è tutto di plastica, non so come le ruote, anche quelle come detto prima, sono tutte in plastica. Il freno può dire che non esiste, anche perché questo qui è tutto in plastica. E comunque sia vanno considerati appunto per quello che sono, quindi dei giochi, quindi per bambini piccoli, fino massimo secondo me 4 anni, non di più. Niente, penso che abbiamo detto tutto. Niki, riproviamo? Sì. Facciamo vedere come si mettono e ci facciamo un giro, ok? Va bene. Dai, andiamo a provarli. Filiamo il pattino, allarghiamo. Prima, poi infiliamo, prima quello da una parte, ben incastrato, e adesso tiriamo qua, chiudiamo da qua, infila, bello stretto, tutte le protezioni ci vogliono, e voilà. Ora, come avete visto, questi qui sono di Frozen, ma ci sono naturalmente anche altri modelli. Due. Mettiamo anche il casco, noi mettiamo addirittura il casco, non lo mettiamo quasi mai, dire la verità, eh? Però visto che ci siamo, adesso lo mettiamo. Brava Niki, sei arrivata. Salutiamo Niki, saluta. Sì. Ciao ciao, buonanotte. Ciao ciao. Ciao ciao. Pronta per pattinare vicino alla Miotti. Adesso arrivo.